parlo di TOS come Fondazione Graziottini per la cura del dolore alla donna. Domanda numero 5. Perché la TOS può ridurre molto il dolore legato alla menopausa e all'invecchiamento aggravato dalla carenza di estrogeni? Allora, cosa fanno gli ormoni sessuali sul cervello? Vanno su 4 sistemi fondamentali: il neurovegetativo, qualità del sonno, livello di pressione arteriosa, eccetera, emotivo affettivo, livello dell'umore, vulnerabilità all'ansia e alla depressione, sistema cognitivo, memoria e deterioramento cognitivo fino all'Alzheimer, sistema motorio, parkinsonismo o Parkinson franco. Insomma, parliamo di 4 aree che governano veramente la qualità della nostra vita. Vampate. Quante donne hanno le vampate? Voi vedete, le vampate possono cominciare prima della menopausa, al momento 1 siamo a ultima mestruazione, severe ce l'ha fino al 25%, ma voi vedete che, guardate questo dato, la donna che ha una vampata pesante per gravità e frequenza è anche quella paracrista che continua ad averla fino a 10 anni dopo la menopausa. Quindi sono quelle più sintomatiche che più hanno bisogno di aiuto, ma l'altro dato è che non è vero che dopo 2 anni sparisce tutto. Guardate qua. Queste sono date che mostrano come la vampata mild sia presente nel 70% delle donne, può continuare con quest'onda lunga che mi dice che il cervello soffre per la carenza di estrogeni. Cosa succede alla donna quando ha la vampata? Succede che abbiamo una sregolazione ipotalamica, una vasodilatazione improvvisa, questa è una termografia che mi ha dato Malcolm Whitehead, che di nuovo è un grande cultore delle terapie ormonali, e voi vedete che in una frazione di secondo la temperatura corporea aumenta di 4-5 gradi, non decimi di grado, gradi. Allora, come dice Marco Gambacciari, se i maschi avessero le vampate, le terapie ormonali sarebbero mutuabili dai tempi di Gesù Cristo. Ed è vero, perché uno che non prova dice un po' di caldo, prova a avere 20 vampate al giorno, cambiarti, non riuscire più a dormire, eccetera, eccetera. E guardate cosa succede. Nella donna che ha le vampate viene alterata, per esempio, la difficoltà nel prendere decisioni. Guardate il picco. C'è la vampata, c'è un'alterazione cognitiva e una perdita di autostima che correla poi con la cattiva qualità del sonno. Questo sempre male con voi pelle. Basta dargli un po' di estrogeni, qualsiasi prodotto. Quindi qua non stiamo parlando del marchio A, B o C. Diamogli un po' di estradiolo, qualsiasi dosaggio, vedete che la riduzione è significativamente rilevante rispetto al placebo. La postmenopausa è caratterizzata complessivamente da meno depressione, ma una depressione molto più severa, difficile da curare. Perché gli antidepressivi non sono abbastanza? Questa è una review che ho pubblicato su Menopause International, dove andavo a vedere tutti i lavori che mostrano perché la sinergia estrogeno-antidepressivo è molto più felice in termini di rapidità con cui la donna esce dalla depressione, meno dosaggi più bassi di antidepressivo e migliore persistenza del risultato se ho il binomio terapia ormonale e antidepressivo. Parlo adesso di depressione psichiatrica. Questo studio del Mayo Clinic, nelle donne invece solo uno me l'ha portato, che avevano avuto una anissectomia monobilaterale prima dei 50 anni, guardate il dato. Allora, queste donne avevano, quelle hanno avuto addirittura una ovarectomia prima dei 38, guardate la significatività per il deterioramento cognitivo. Allora, se andare in menopausa presto mi frigge il cervello, come dico io, allungare la finestra estrogenica mi protegge il cervello. Questi sono dati veramente impressionanti. E sono dati di Rocca, Mayo Clinic, su un campione enorme di donne seguite prospetticamente per 30 anni. Ancora il Y mi diceva che nel colon retto meno 37-44% secondo poi di come è tagliato l'analisi e meno 34% le fratture d'anca. Quindi ci sono dei forti benefici sia oncologici sia vascolari se la diamo presto, sia sulle fratture. Vi ricordo che 3 giorni fa c'è stata la giornata per l'osteoporosi, pagine e pagine sui giornali, non una riga sul ruolo degli estrogeni. Questa di nuovo è cattiva informazione e cattiva medicina, questo lo devo dire. Osteoartrosi, non ne parliamo mai, mi sono permessa di portarvi delle immagini, perché le immagini ci rendono di più del famoso o male da tutte le parti. Allora, l'artrosi è
un'erosione o rottura cartilaginea che ha prima una base infiammatoria, tanto vero che in inglese correttamente dicono osteoarthritis, e poi artrosi, è il processo degenerativo successivo all'infiammazione. Abbiamo infiammazione sinoviale, sclerosi subcondrale, formazione di osteofiti e le cisti ossee. Guardate queste immagini, questa è una bella mano con sana. Voi vedete, questa è la rima articolare e voi vedete un osso assolutamente stupendo che spiega perché la mano si muove bene. Guardate cosa succede a una che ha l'artrosi. La rima articolare è completamente scomparsa, Se noi la guardiamo è un'articolazione rigonfia, deformata, che ha perso la capacità funzionale. Questo vale per tutte le articolazioni. Un'altra solamente, questo è un ginocchio magnifico, e questo è il ginocchio artrosico, perdita della rima articolare, asimmetria di carico, e questo poi comporta anche dolori alla colonna, eccetera, eccetera. E questa è un'immagine istologica. Questa è una cartilagine magnifica, questo me l'ha raccomandato un fatologo molto bravo, Marie Sanfel. Voi vedete? E queste celluline qua sono piene di recettori per gli estrogeni, e Christiansen ha dimostrato che l'estradiolo è l'amico numero uno dell'articolazione, e quindi del condroblasta, e l'amico numero uno dell'osteoblasta, con fior di studi in vitro e in vivo. Guardate cosa succede, questa è l'istologia di una cartilagine artrosica devastata. E il dolore è proporzionale allo stato infiammatorio e alla degenerazione. Questi sono tutti gli studi, vecchi studi, che sono solo studi a questa roba qua, di moda, che vi dicono che la terapia ormonale sostitutiva riduceva la progressione dell'artrosi mediamente del 30%, con qualche dato che addirittura arrivava al 70%, però già un 30% in meno mi sembra un dato di nuovo coerente, perché guardate il numero di studi. Quindi, adesso beh, sono varie riviste, ma insomma ve la faccio veloce, questo l'abbiamo detto, arrivo ai punti conclusivi.